basta, mi sto scocciata, no, perché poi è denigrante per me. Non capisci? È denigrante, è un lavoro. Allora, scusa, è un lavoro come tutti gli altri. Sei tu che ti stai mettendo su un livello più basso. È un lavoro come tutti gli altri. A me non fa nessuna differenza. Ma stai facendo tu la differenza per come ne parli. Siccome non ci crede nessuno, mi sono rotta le che non ci crede nessuno. A e invece non è questo, che io faccio le pulizie e invece e allora, è questo e allora problema? Siccome ho da recuperare delle ore, lo so io quando lascio delle case in un tot modo con le balanghe da stirare, recupero quando torno. Vi devo dire anche questo, mi capito, sembra un po', ma mi sei sento tu, anche ridicola, ma tu cosa che c'entra? Ti rendi patetica quando racconti noi sta cosa, noi stiamo parlando di altro, che la racconti, ma perché la racconti, mi dici che la vivi male, ma tu la viviamo male noi, tu la vivi male. Ma perché non rispettiamo? Forse la sai che fa male. Come te pare, pigliatela, basta, non... Maria, che non te vuole neanche, basta. Ma perché, Maria, perché non rispettiamo i suoi tempi? Non riesco a capire. Maria, il perché non ci incontriamo? Il perché è questo, ma lo devo dire. Cioè, ma qual è il problema? Per me dovrebbe essere abbastanza. Anziana, io penso che sia Tina che Gianni discutano sul fatto che dopo un mese non sei ancora certa di quello che provi per esatto. Più che altro. Poi sei tenuto in ballo il tuo lavoro, però non è quello il motivo della discussione.